Finalmente, vento permettendo, siamo pronti per iniziare. Vediamo quindi nel dettaglio l'attrezzatura che utilizzeremo oggi. Ho montato un pasturatore, uno small, quindi un pasturatore della taglia S, perché come vi dicevo voglio improntare la pescata maggiormente sull'utilizzo del pellet. La prima cosa che c'è da sapere è che il pellet rispetto alla pastura tende a sfamare, se vogliamo, il pesce in maniera molto più veloce, perché il pellet è comunque un qualcosa di concreto che noi andiamo a dare al pesce rispetto alla pastura che tende a volatilizzarsi in acqua più velocemente. Per cui l'accortezza che dobbiamo avere è utilizzare un pasturatore piccolino, perché come vi dicevo siamo in un periodo dell'anno dove comunque la temperatura dell'acqua è ancora molto bassa e dare troppo pellet, benché un pellet più scarico di farina di pesce, per cui un pellet non molto molto forte, è carico e ricco di nutrienti, comunque avere l'accortezza, vi dicevo, di utilizzare un pasturatore piccolino, quindi andare a dare noi poca esca sul fondo per volta e cercare di non saziare i pesci che entrano nel nostro picchetto. Facciamo il primo lancio sulla zona dove ho clippato il filo, la zona che ho scelto di iniziare a pescare, senza terminale, senza esca, chiaramente facciamo solamente un primo scarico iniziale. Come vedete il pellet che è stato bagnato in maniera adeguata all'inizio si stampa perfettamente sul method, rimane bello coeso e in questa maniera raggiungerà il fondo del lago in maniera integrale. Peschiamo su un fondo di quasi 3 metri a centro lago, per cui abbiamo bisogno che la nostra esca, la nostra pastura, in questo caso il pellet, arrivi in maniera corretta sul fondo e lì il pesce andrà a mangiarlo, a cercarlo e quindi non a disperderlo sulla colonna d'acqua. Come vi dicevo, ho clippato il nostro filo a una ventina di metri di distanza, il limite concesso e consentito in gara in questo lago. Vedete, sta ancora scendendo, ecco, ora abbiamo toccato il fondo del laghetto. Aspettiamo qualche secondo, facciamo questo primo scarico iniziale, lascio un pochino di pellet per far avvicinare le prime carpe sul fondo, dopodiché mettiamo il nostro terminale e iniziamo l'azione di pesca vera e propria. Direi di iniziare a pescare con un terminale dello 0,16, secondo me potrebbe essere l'ideale per i primi pesci per iniziare. Poi casomai se vediamo che le mangiate non sono così frequenti, scendiamo di diametro e dimensione dell'amo. In questo caso io direi di partire con un 0,16 di filo e 0,16 anche come misura dell'amo. L'accessorio in sostituzione della girella è questo Fast Quick Bed, che ci permette di intercambiare in maniera semplicissima i nostri terminali, chiudiamo e siamo pronti per entrare in pesca. Pescheremo oggi con i pellet, con i bandum, queste esche artificiali molto carine, colorate, molto visibili in acqua, e questo piccolo accessorio indispensabile, questo elastichino, le cosiddette bait band, ci permettono di veicolare insieme al pasturatore, quindi insieme alla pastura, anche le nostre esche sul fondo. Tramite questa pinzettina, questo accessorio ci permette di allargare l'elastico, inseriamo la nostra esca all'interno ed ecco qua che siamo praticamente pronti per andare in pesca. Un'altra piccola caratteristica che ha questo nostro stampino, come vedete, ha un piccolo foro qui al centro che ci permette di alloggiare la nostra esca all'interno, per cui mettiamo la nostra esca all'interno dello stampino, il nostro pellet che utilizzeremo come pastura, una leggera pressione con il method ed ecco qua che, rimuovendo lo stampino, noi troviamo il pellet bello coeso, bello stampato, la nostra esca al centro del pasturatore, e sia che utilizziamo pellet sia che utilizziamo pastura, nel momento in cui tenderà a lavorare, quindi tenderà ad allargarsi intorno alla zona del nostro pasturatore, il pesce comunque troverà sempre l'esca presentata in maniera perfetta al centro del nostro inganno.